esagerato. Ma qua la fragola, che non è di questa bottiglia, ma di questa bottiglia. Anzi, adesso farò anche ricarica. Lo devi fare mentre registri. Sì. Mi sembra un po' inutile. Salve. Dopo aver mangiato quella polverina schifosa che previene la morte del mio stomaco. No, è per l'intestino, è per la sciacquarella. Vabbè, quello, stomaco, intestino, avete capito il senso? Previene il fatto che io stia male, che io muoia. Adesso andiamo al Museo di Storia Naturale, dove non so se si può riprendere e non so quanto possa essere interessante, quindi vedrò sul momento. Oggi pomeriggio però andiamo al negozio di giocattoli, che non mi ricordo come si chiama. Il negozio di giocattoli a 7 piani. Il negozio di giocattoli a 7 piani mi ricorda molto il negozio di giocattoli a 7 piani di, non era di Tokyo. Era di 6. Era bello, era di 6. Questo dovrebbe essere il più grande del mondo. C'è da dire che lì, essendo in Giappone, c'era roba che interessava di più a me. Ma non ho comprato niente lì. Anzi, sì, ho comprato il melon pan, quello che poi adesso si è rotto. Purtroppo il melon pan che avevo preso, se l'avete visto sicuramente, se avete visto il video degli acquisti, l'avevo preso in quel negozio lì, adesso si è tipo la gomma, non toccandolo, l'ho lasciato lì su uno scaffale per tanto tempo, non toccandolo la gomma si è un po' seccata, si è crepata, e adesso se lo schiacci esce lo schifo che c'è dentro, ovvero una roba bianca. Notare l'albero tutto illuminato. Ma quanto è grande questa balena? È una balena? Thank you.
Siamo appena usciti dal Museo di Storia Naturale. Come avete potuto vedere era molto figo, soprattutto la parte tipo dei dinosauri, che a me piacciono molto. E adesso vediamo che cosa fare, magari ci facciamo una pausetta in modalità cibo, oppure non lo so, vediamo se andare anche al Museo delle Scienze oppure no. Mentre Eric è partita per il mondo delle caramelle, io mi sono seduto e mi sto un attimo riposando le gambe. Questo luogo è immensamente grande e immensamente pieno di robe strane. Qui siamo nel punto caramella. Cos'è? È neve finita. Eccetera. Allora, ci troviamo in un localino che si chiama Suaina, e niente, ci siamo fermati per mangiare qualcosina, ci smezzeremo un panino probabilmente, perché ovviamente nessuno di noi due riesce a mangiare un panino intero, e niente, diventerò un panino prima di ritornare a casa nostra. Perché qui praticamente mangiamo soltanto cose di questo genere. Tra l'altro è piccolino il luogo, però si può anche andare sotto. Allora, qui qualcuno ha esagerato. Allora, questi cosi sono enormi. Non ho esagerato solo che i capelli oggi. Questi sono enormi. Qua c'è un uovo intero. Guardate che figata. C'è anche una mezza carota, però la metà lavorata. Qua c'è un uovo comunque. Come la mangi? No, c'è la cipolla. Secondo me ci si sbordola un po'. Un po', eh? Come fisicamente si mangia un panino del genere? Ma mi sto già sbordellando tutta con un uovo. Nel frattempo, io ho assaggiato queste patatine, che però adesso non so come prendere. No, mio Dio. Che patatine? Sono molto buone. Hanno questo... Il più sicuramente saprà riconoscere che formaggio è. Cheddar. Che è molto buono. Trovo molto ricco. Sembra molto buono. Ed è anche enorme, quindi tranquillamente lo smezziamo e anzi, forse avanza pure. Guarda come dentro, cioè dentro c'è questo ovetto buono buono. Sta colando tutto. No. Comunque, una piccola parentesi. Una piccola parentesi sulla Coca-Cola.
A me la Coca-Cola non piace generalmente, ma se ci metti il ghiaccio e il limone diventa buonissima. Però la Coca-Cola Lemon, quella normale che compri già lemon, non è lontanamente simile alla Coca-Cola normale con la fetta di limone dentro. No. Ma poi noi abbiamo preso la Pepsi Lemon, non la Coca-Lemon. No, la Pepsi Lemon è buona, la Coca Lemon no. Sony Interactive. Però non so se è chiuso. No, non è chiuso. No, c'è più. Siamo appena passati davanti a una roba strana di Sony, però non si capiva se era un posto dove si poteva entrare oppure no. Sembrava quasi un bar, negozio, però c'erano i tornelli, quindi ci vuole una specie di badge per entrare. E quindi non sappiamo. E adesso invece stiamo andando verso Primark, giusto? Per shoppingare in modo potente. Ovviamente Erika shoppingerà in modo potente. Io osserverò e piangerò un po' per i money. Ciao, sto bene. Anche mentre mando gli audio. Che palle, Gianluca mi sta riprendendo anche mentre mando a te gli audio. Tutto bene? No, stiamo facendo il video al Pullman Scotch Soda. E anche oggi ha iniziato a piovere. Perché in questo posto piove sempre? Che fastidio. Comunque, siamo usciti da Primark, dove Erika ha speso circa 75 pound in un po' di tutto, tra cui roba di Harry Potter, regali di Natale, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso andiamo verso casa. E adesso siamo in cerca della metro. Però vabbè dai, ho fatto un sacco di regalini di Natale, ho preso un sacco di cose. Allora, siamo tornati adesso a casa. Come avete visto, stava iniziando a piovere e adesso sta continuando a piovere. Sono circa le 6:40 al momento. Siamo passati dal supermercato, abbiamo preso questa che è l'acqua all'anguria, come vedete in edizione limitata, che ovviamente non ce ne eravamo accorti quando l'abbiamo presa. E niente, adesso vedremo se rimanere qui a svaccarci ulteriormente oppure magari uscire per cenare, oppure non uscire per cenare, vediamo. Al momento ci stiamo riposando qui a casa. E domani ci aspettano gli studios di Harry Potter, quindi Harry Pottereggeremo e voi Harry Pottereggerete con noi. Buongiorno a tutti, amici ascoltatori e non ascoltatori e radiovisitatori. Bentornati su niente, perché il video è un video unico. Allora, questa mattina niente, perché questo pomeriggio andremo agli studios di Harry Potter, ma il tour comincia alle 15. Però non abbiamo ben capito come funziona con gli orari, perché praticamente il tour comincia alle 15, ma il pullman che ci porta nel luogo parte alle 15, se abbiamo capito bene. E quindi questo significa che in realtà il vero tour comincia tipo alle 17, perché c'è un bel pezzo in pullman. E quindi da adesso fino alle 15 non sono le 10 meno 20. Ah, sono le 10 meno 20, va bene. Con tutta calma. Non sappiamo bene che cosa fare. Probabilmente andremo lì, nei pressi di dove dobbiamo prendere il pullman. Sì, perché c'è una cupcakeria dove voglio andare a mangiare un cupcake. Tra l'altro questo è un coso per le sigarette. Ah sì? Io non me ne sono accorto adesso e ci sono le sigarette dentro. Eh sì, questa è Fulham Broadway. Che non lo so. La stazione è Fulham Broadway. Giusto, la stazione è Fulham Broadway, il posto è Fulham. Comunque, non lo so, noi abbiamo l'impressione che non sia un luogo proprio una bella zona, diciamo. Perché principalmente perché la sera quando siamo a casa sentiamo passare una quantità veramente ingente di sirene,
che non so però se sono sirene di ambulanza o di polizia, quindi non so. Anche perché qui l'ambulanza fa tipo 5 suoni diversi e a caso cambia. Cioè non è che dici una passa e fa un suono, un'altra un altro suono, no. Passa e continuamente cambia suono, probabilmente ha anche un significato. Che ne so, magari se ti sta dicendo levati dal cazzo, allora suona diverso. Però... ma io non voglio fare colazione nel mio bar. gianlucascoffeecult.co.uk. Visitate il mio sito ufficiale. Qua riparano telefoni. Cercano roba. Anche tenuto bene. Non vuoi? Sì. Ma è un 6, è vecchio. Non mi interessa. Ma è lento. Ma per noi ci sono problemi. Ma allora che tieniti quello, scusa. Scusa, gli altri, quello cos'è? Ok. Questo è un marshmallow con interno di... pesca. È un negozio asiatico. E poi abbiamo preso anche questo. È molto buona. È super buona questa cosina. E poi abbiamo preso... vabbè, a parte i chupa chupa quadrati, che io mi chiedo come si mangino dei chupa chupa quadrati. Vabbè, comunque questo è l'anguria. Sarà sicuramente buonissimo perché è l'anguria. E poi, aspetta, abbiamo preso queste cose qua. Che sono le caramelle quelle popose, frizzose. Queste sono all'anguria sempre, watermelon. Is Earlscourt change for the Piccadilly line and district line services to other destinations. Mind the gap between the train and the platform. Mi raccomando, mindate il gap. Ti riprendi per cattivarsi. Per quale oscura la gioca? Perché poi taglio. Mind the gap between the train and the platform. This is Earlscourt. Abbiamo appena preso dei pretzel. Questo è bacon e cheddar. Questo è paprika e non lo so. Cheddar, sempre lo so. Ah. Formaggio e paprika. Ma devo assaggiare? Cioè che c'è? Sembra pizza. Sembra di mangiare un pezzo di pizza. La consistenza è quella delle pizzette che compriamo in panetteria. È buono. Il pomodoro è io buono, io non so come posso fare con una mano sola, ma va bene. Ti riprendo io. Wait. The next train to be parked on platform 7 will be in 10. Siamo una distanza. Ah, mi sento tanto la fabbrica. Forse più giù. Non so bene come descriverlo, non è... non ha un sapore tanto particolare, abbastanza ordinario. È buono. Ok, bom. Allora, abbiamo chiesto... siamo andati qui a chiedere per il film di Harry Potter per capire bene gli orari e quando abbiamo fatto vedere il foglio alla tipa che era lì all'ufficio, ha guardato il foglio, ha visto che era scritto in italiano, fa: ah boh, italiani, allora dovete fare così, così, così. Cioè, la quantità di italiani che troviamo in giro e che lavorano qui e che quindi fanno queste cose e che parlano con le persone è allucinante, cioè è veramente tantissimo, sono tantissimi. Sono un sacco di italiani, ma in realtà ci sono un sacco di stranieri in generale, cioè anche parlando con il nostro amico che vive qui da 2 anni circa, e ci diceva che appunto inglesi a Londra ce ne ben pochi. In effetti noi qui abbiamo visto soltanto un sacco di indiani, un sacco di arabi, un sacco di italiani, tantissimi, sì, che sono
i tre che sono, che ce n'è di più sono questi. Anche spagnoli, italiani, dai. Arabi, spagnoli, anche spagnoli, è vero, un po' di francesi, francesi, anche giapponesi, cinesi, cinesi un po' di tutto. E abbiamo visto anche un sacco di volte le ragazze musulmane che hanno il velo, che lavorano, cioè in Italia quante volte, no, ma nel senso al centro commerciale, un po' razzista, no, questa cosa. Allora, non in quel senso, dire, nel senso che allora, quante volte avete visto in cassa al supermercato delle ragazze in Italia velo, una ragazza col velo? Qui è quasi sempre, cioè qui, ce n'è tantissime, ce ne sono, sì, ce n'è molto un sacco. Figa questa zona comunque, sì, questa zona è molto carina, molto figa, guarda di là le cabine, cioè, sono tutti credo vecchi palazzi, vecchie Stiamo avventurando in luoghi mai visti. Questo posto fico. Se cioè abitassi qui sarebbe carino. Beh, secondo me fa un po' freddo. Vabbè. Sì, come sul fiume. Però è fico avere la vista sul fiume con il Penone qui davanti. Allora, ci troviamo al subway perché dobbiamo aspettare fino alle 15:15. Per poter salire sul pullman che ci porterà a Harry Potterlandia. Quindi mancano 2 ore. Esatto. No, dai, 1 ora e 15 minuti. E quindi abbiamo trovato un modo per sederci da qualche parte, ovvero siamo entrati in un subway e abbiamo ordinato un paninozzo. Che è ancora lì? Vabbè, ancora ce n'è un pezzettino. Ce n'è una metà. Quindi. Con tonno, pomodoro, mais e insalata e niente, piano piano la finiremo in quest'ora che manca, penso, e poi ripottereggeremo. Sono tutte queste luci luccicose, luccicanti. Sì, oggi abbiamo fatto molto poco perché abbiamo passato il tempo ad aspettare che passasse il tempo, e quindi è così, però dopo dovrebbe migliorare parecchio. Solo che abbiamo 2 ore di viaggio da qui agli studios. Allora, facciamo un attimo un salto di fotocamera per farvi vedere le monete, monetose e monetanti. Allora, ce ne manca una, però ce l'abbiamo quasi tutte. Questo è un penny, come potete vedere, un penny, one penny, e dietro c'è la regina Elisabetta. Questo è un 2 penny, come potete vedere, 2 penny e 2. Dietro, indovinate un po' che cosa c'è, la regina Elisabetta. Poi, 5 penny, che è più piccolo del 2. Come vedete, c'è il 5 e dietro che c'è? Oh, ma guarda un po', la regina Elisabetta. Poi c'è il 10 e dietro che c'è? La regina Elisabetta. Poi abbiamo questo che è il 20. 20. Indovinate chi c'è dietro? La regina Elisabetta. Poi c'è il 50 e dietro chi c'è? La regina Elisabetta. E qua c'è il 2, 2 pound. Come avete già visto, c'è la regina Elisabetta. L'1 pound è uguale a questo, solo un po' più piccolo. Allora, siamo usciti dal subway, sono le 2:20. Abbiamo atteso a lungo, qua ci sono altri telefoni in vendita, altri iPhone. Ma che belli! Ma sono iPhone molto vecchi questi. Fa niente. 128 giga, 200. Qua gli iPhone usati li vendono così, ai negozietti. E comunque adesso Erika vuole prendersi un coffee, nel frattempo compriamo un iPhone e poi andiamo per il pullman di Harry Potter. È appena arrivato il pullman di Harry Potter. Come potete vedere dalla scritta scorrevole, se si legge, c'è scritto Warner Bros. Tour London, The Making of Harry Potter.
Allora, devo parlare abbastanza sopra questo audio perché c'è l'audio del DVD di Harry Potter, come potete vedere laggiù nella TV c'è il film che probabilmente adesso partirà. E niente, siamo appena partiti dalla stazione e ci farà un bel po', infatti c'è appunto il film che credo partirà a breve. Solo che se ora io smetto di parlare, YouTube riconosce l'audio del film, della colonna sonora, e mi blocca l'audio del video, quindi ciao! Dopo un viaggio di circa un'ora e mezza siamo arrivati e questi sono gli scacchi dei maghi, come potete vedere. Qua c'è un albero di Natale e siamo qui. Quindi il mantello di invisibilità è un mantello green screen. Spiegate la gente che si mette in meditazione in questo modo per almeno 5-10 minuti in meditazione, cosa stanno facendo di preciso? Ma no, perché io vorrei scattare una foto, ma non voglio vedere i loro culi sulle mie foto. Magari hanno sentito. Thank you.
Adesso io mi girerò e voi vedrete una cosa molto figa. Come dice qui, questo non è una riproduzione, ma è il vero treno che hanno utilizzato per le riprese. Com'è? Ma è birrosa? No, è dolce, non è alcolica. Buonissima, è di caramello. Che bei baffetti! È molto più buona la schiuma che la birra. Vabbè, sì. È gelatosa la schiuma, è tipo vanigliosa gelatosa. Allora, il tour è finito, è stato molto figo. No, sono schiacciati i cupcake. E adesso siamo qua un po' svaccati perché dobbiamo attendere l'orario di partenza del pullman che ci riporterà indietro. Vediamo se i cupcake si sono schiacciati oppure no. Si sono schiacciati tutti, tipo, malissimo. Poverini. Poverino, vabbè, questo. Dai. Questo è il cioccolato. Io mi mangio quello alla banana. Ma dopo si stanno tipo sciogliendo male. Quindi li dobbiamo mangiare. Ciao, grazie.
in questo video praticamente mi si vede solo mangiare. Mangio e basta tutto il video. Vabbè, penseranno che sono una che sì, è vero, mangio sempre. Sono grassa, mangio sempre, mi piace mangiare. E ci borba, no? Come... Ciao, siamo appena scesi dal pullman dove per tutto il viaggio c'è stato un gruppo di bambini, ragazzini russi, barra polacchi, qualcosa del genere, che non facevano altro che urlare dall'inizio alla fine per tutto il tempo. Che palle. E comunque adesso stiamo andando alla stazione Victoria e da lì andremo a casa. E poi domani mattina ci aspetta un piccolo momento al mattino dove faremo un po' di shopping e poi prenderemo il pullman per shopping, prendere... Shopping, compreremo le ultime cose, gli ultimi souvenir che ci mancano. E anche tutto il cibo ignorante. Esatto, che riusciamo a trasportare. Perché abbiamo più spazio nelle valigie, quindi... E poi... Io sono partita con metà valigia piena, poi invito l'altra metà. Comunque, e poi prenderemo il pullman che ci porterà all'aeroporto per tornare a casa. Vedere che cosa abbiamo comprato. Pronti? Sì, così. Comunque era l'unica cosa che costava, cioè che aveva un prezzo quasi umano, per una buona qualità, dai, diciamo così. Il resto delle cose erano troppo care, cioè dei portachiavi boh, 12 pound è tantissimo per un portachiavi. Volevo prendere sicuramente più roba, ma a giudicare i prezzi, bella, bellissima la roba, ma troppo cara. Buongiorno, oggi lasciamo questa stanza, infatti abbiamo valigeggiato la valigia, valigeggiato l'altra valigia e stiamo lettificando il letto. Abbiamo tolto tutto e andremo prima a fare l'ultimo breve shopping per regali e vari di Natale, però ci dovremo portare dietro queste perché dobbiamo lasciare la casa purtroppo. Quindi avremo la zavorra numero 1 e la zavorra numero 2. Ma non sono pesantissime. Sarà una rottura di palle non indifferente. E poi andremo a prendere l'aereo che ci riporterà in Turin, dove Marco verrà a prenderci. Se la macchina parte, visto che a quanto pare a Torino ha nevicato, io gli avevo detto a Marco, fai partire la macchina almeno una volta in questa settimana. Non lasciarla spenta tutta la settimana, e lui non l'ha fatto, quindi se non parte sono cazzi suoi, attaccherà le batterie, la farà partire e poi verrà a prenderci, altrimenti se non la fa partire sono cazzi nostri perché rimaniamo in aeroporto. Questo potrebbe essere un problema. Tra l'altro l'ombrello lo lasceremo qui perché non abbiamo posto, cioè non possiamo portarcelo dietro oltre allo zaino, oltre alle valigie, tutto quanto in giro, e probabilmente non ce lo farebbero portare dentro in aereo tutto questo ombrellazzo, quindi lo generosamente doniamo ai proprietari della casa o alle persone che verranno a stare qui dopo di noi. Veramente noi lo abbiamo arrubato, anzi trovato. Ha rubato un cavolo, era buttato lì e non l'abbiamo preso, like Giappone. Allora, dopo che qualcuno si è imbattuto in un one pound shop e ha riempito questa, era vuota, adesso è piena di dolci e schifezze varie, siamo andati a, come si chiama? Primark, dove Erika ha riempito questo, no non è vero, era già quasi piena, però ci ha aggiunto un bel po' di roba. Adesso andremo a Camden Town, dove probabilmente riempirà lo zaino e sta arrivando la metro.
ricordatevi di mindare il gap, anche perché qui non è proprio un piccolo gap, ma è un gap vero. Qui mind the gap ha senso, perché mind il gap, c'è un bel gradino nel gap. Comunque abbiamo visto una lampada mind the gap, le magliette mind the gap, le targhe mind the gap, gli adesivi mind the gap. Oggi se troviamo le magliette più o meno come costavano ieri, che erano decenti, le prendiamo. Perché dovete ricordarvi sempre di mandare il gap. Ci troviamo di fronte all'Oriental Supermarket, come potete vedere, quello che abbiamo visitato anche qualche giorno fa. Abbiamo finito di fare gli ultimi shopping e adesso siamo entrati qua dentro per prendere dei marshmallow molto buoni. E niente, prima mentre che aspettavo Erika, che era entrata dentro un negoziettino di quelli che sono aperti, io ero fuori. Stavo dicendo, prima che passasse il disastro del casinista, mi si ferma un tizio davanti, cioè di fianco, ero qui con le valigie ad aspettare, e mi comincia a dire I want to sleep, I'm in a bed and breakfast, I want to eat. Io, e qui che cazzo vuoi da me? Però non capivo bene, allora gli ho detto che non capivo, lui continuava a ripetere, e poi mi fa money, I need money, £1, £2, £3. Io, oh cazzo, ecco che cosa vuoi. E ovviamente gli ho detto che non avevo soldi, solo che in realtà non avevo veramente soldi, perché il mio portafoglio ce l'ha Erika, che sta facendo lo shopping, quindi veramente non avevo soldi. Però vabbè, comunque quando gli ho detto I don't have money, boh, se n'è andato, è andato a chiedere ad altre persone. Minchia, ma non è che dici non ti capisco, ti arrendi? No, continuava. Che poi io l'inglese più o meno lo capisco, il problema è che qua parlano troppo veloce e si mangiano le parole e quindi non si capisce niente. Cioè, ci raccontava Riccardo, un amico di Erika che vive qua da un po', che a molte volte neanche tra di loro si capiscono, talmente che si mangiano le parole. Cioè, ma che senso ha? Cioè, se tanto non ti capisce devi ripetere, parla un attimo chiaramente, cioè, non parlare tutto così che poi non capisco un cazzo di quello che stai dicendo. Cioè, parla bene. Anche io, se voglio, posso parlare in modo veloce e mangiandomi le parole e non si capisce niente. Ma non serve a niente se chi mi deve sentire non capisce quello che sto dicendo. Vabbè, comunque, adesso finiamo qua, poi ci sbacchiamo in qualche negozio di cibo, mangiamo qualcosa e poi penso che prenderemo il treno, no, il pullman, verso l'aeroporto. Dopo aver fatto vari giri, siamo arrivati all'aeroporto di Stansted e abbiamo preso il treno per arrivarci. E cosa strana, perché noi dovevamo prendere il pullman, ma quando abbiamo fatto vedere il biglietto il tipo ci ha detto andate lì, gate 5, e noi siamo andati e c'era un treno, e allora abbiamo trenato. Ci abbiamo messo molto meno tempo del previsto e siamo qui in anticipo, non so che ora sia. Allora, ci troviamo nell'aeroporto con largo anticipo, e oltre al fatto che questa bibita ti dà 7 giorni di Xbox Live Pass, Game Pass, io avevo chiesto della Coca-Cola. Erika è tornata con una Fanta, questo liquido rosso che è Fanta Raspberry. No bubble, che cavolo vuol dire? E non è frizzante. Ah. Beh, non è male. È come nostra prassi, un panino in due. Ciao. Ci troviamo all'aeroporto. Erika è andata in giro per posti e qui vicino a me c'è una tizia con un bambino piccolo. Che mi infastidisce molto, perché
ma in generale infastidiscono molti bambini, e questo bambino è particolarmente fastidioso, e sua madre non lo sgrida a dovere, a mio parere, ma sono cavoli suoi e quindi peggio per lei. E niente, questo è il mio nuovo sfondo, molto fashion e chic. È lo sfondo di un locale che vende cibo giappo, se non sbaglio. E comunque, a parte questa coloranza, ci siamo spostati vicino ai gate, perché così quando ci danno le informazioni poi andiamo direttamente al gate che ci interessa. Guardate quanti ce ne sono. È bello grande questo aeroporto. Cioè, ce n'è tantissimi. Solo che qua non c'è uno schermo con le informazioni, quindi non possiamo sapere le informazioni. Questo è un problema. Quindi mi sa che ci sposteremo. Mi sposto, vado a vedere e poi torno qua. Va bene. Ma tu hai visto che se ti sposti cambia colore? Se ti sposti tu proprio. Cambia colore anche in camera. Vediamo. Non lo so, so solo che si vede male. No, però si cambia giallo. Siamo nell'aereo e come potete sentire qua dietro di noi ci sono altre italiane che si stanno facendo conoscenza. Guardate il nasino di Erika. Vedete, ho già mangiato, cioè mi sono già bevuto la mia tazza di tè serale, e mentre che la riempio d'acqua la tazza, vi saluto perché questa è la fine del video. La nostra avventura londinese si è ufficialmente conclusa già da qualche minuto, in realtà anche di più di qualche minuto, che siamo qui a casa da un po'. E niente, qua c'è un po' di roba di quello che abbiamo comprato, di dolci. Non questo al centro, perché questo c'era già, su quello che c'è intorno, ma non è tutto perché alcune cose non ci sono già state messe via. E niente, fine di questo video. Io vi ringrazio per aver guardato fino qui, se avete guardato fino qui, e ci vediamo, non si sa, a un prossimo viaggio, o si spera a una prossima recensione o video classico del canale, sperando di riuscire ad avere tempo e modo per poterne fare ancora come una volta. Ciao!